Ciao ragazzi, con me porto i saluti di tutto il direttivo della Federazione Italiana di Braccio di Ferro, SBFI, tra i quali quelli del presidente Rizza Claudio. Purtroppo la situazione del Covid-19 ci ha trovato un po' tutti impreparati, quindi adesso siamo tutti in casina, ognuno fa quello che può, abbiamo già perso un evento, però questo non ci deve scoraggiare, perché i prossimi eventi ci dovranno comunque trovare in forma. E proprio per questo ho pensato che sarebbe ideale se oggi vi do qualche consiglio su come non perdere la forma acquisita in questo periodo. Non voglio parlare di straallenamenti, non voglio parlare di niente particolare, solo di mantenimento della forma. Quindi faremo esercizi abbastanza semplici. Oggi vi farò vedere una routine per le braccia e avambracci, e praticamente durante questa routine vi darò qualche consiglio su cosa poter fare in casa, cosa poter utilizzare in casa e come mantenere un minimo d'attività senza esagerare, perché questo purtroppo non è il momento di esagerare. Attualmente conviene prendere le nostre dovute precauzioni, allenarci con tranquillità, fare il minimo indispensabile, serie abbastanza lunghe e pesi ridotti. Anche perché a casa immagino che non tutti avranno la fortuna. Chi ce l'ha, buon per lui, però non tutti avranno la fortuna di avere un home gym con centinaia di chili e di manubri a disposizione. Quindi in genere io mi sono riferito un po' a ciò che abbiamo nelle case, quindi faccio proprio un sunto rapido rapido di quello che possiamo fare. Parto dal presupposto che in ognuna delle case di un wrestler ci sia un kit di elastici o almeno un elastico. Io ce n'ho diversi di varie pezzature, ora non sono stato a prenderli tutti, uno l'ho attaccato un attimo qua, dopo vedremo per cosa serve. E poi ne ho presi un altro paio, giusto per renderci conto di quello che possiamo fare con queste attrezzature. Poi una borraccia d'alluminio, ma va bene anche una qualsiasi bottiglietta d'acqua da mezzo litro, possibilmente con l'acqua dentro, però se non ce l'avete va bene anche vuota. Dipende, serratela bene nel caso. Poi abbiamo delle semplici casse d'acqua, che penso ognuno di voi queste ce le ha a casa, e a casa avrete sicuramente anche una scopa, no? Bene, partiamo da questa, iniziamo con i bicipiti. Allora, intanto, vabbè, la scopa si fa per ridere, però quelle ci servono della scopa è questo. Questo si lascia a chi fa le pulizie in casa. Allora, prima di tutto partiamo con un riscaldamento articolare di base, quindi mani incrociate, in questo periodo fa anche comodo, fate un po' di rotazioni, fate anche un po' di rotazione con le ginocchia, già che ci riuscite, le caviglie, scaldiamo sempre bene tutto, fa comodo e ce lo ritroviamo anche in futuro questa cosa qua. Poi anche un po' per le spalle. Senza esagerare, anche piccole circonduzioni, ma se sempre per scaldare un po' prima di metterci a fare esercizi. È normale. Anche un po' il tronco, il core, il busto, come lo volete chiamare. Insomma. Ritorno molto sugli avambracci, e anche questo proprio per i gomiti, forse i gomiti per noi. Forse i gomiti e spalle per noi sono importantissimi. Beh, oggi facciamo questa sessione d'allenamento sui bicipiti. Allora, prendiamo un elastico abbastanza leggero come questo, prendiamo il nostro bel bastone, mettiamo più o meno alla larghezza delle spalle l'elastico, poco meno della larghezza delle spalle, infiliamo il nostro piedino qua nel mezzo. Penso che si veda abbastanza bene. E facciamo dei bicipiti. I palmi sono verso l'alto e quindi stiamo lavorando sui bicipiti.
Se vogliamo fare un lavoro completo proprio muscolare, alziamo anche un po' i gomiti a fine movimento. Quindi questo e questo. Questo e questo. Ok? Facciamo serie. Dovremmo lavorare in questo momento dai 30 ai 40 secondi per mantenimento. Quindi facciamo serie da 12, 10 ripetizioni vanno più che bene. Finito questo, un allenamento ottimo per i bicipiti, lo possiamo fare per 4 serie da, come ho detto, 10-12 ripetizioni. Può andare benissimo questo allenamento solo per allenare il bicipite. Naturalmente, chi non ha elastici e ha le casse di bottiglie può fare lo stesso inserendo il bastone nelle casse di bottiglie e poi tirando su quello. Ora, queste sono bottiglie da 2 litri, queste sono bottiglie da 1,5 litri, quindi qua c'ho 9 kg e di qua ce n'ho 12, quindi c'è 3 kg di differenza. Però insomma, comunque si può fare anche questo lavoro qua. È un lavoro leggero, molto leggero. Anche questo lo possiamo fare sempre stare a 10-12. Poi se volete un po' esagerare, mettete più casse di bottiglie da entrambe le parti, però non fate come ho fatto io, che al momento avevo queste disponibili. Sempre per i bicipiti possiamo fare un lavoro in piedi ad un braccio proprio con le casse e bottiglie, lo facciamo con il gomito interno coscia, il sedere più alto delle ginocchia, quindi non da seduti. Facciamo un lavoro in concentrazione, gomito interno, e facciamo questo lavoro qua. Ora, questo è particolarmente leggero, magari lo facciamo un po' più pesivo, questo lavoro. Sempre qui stiamo sempre lavorando i bicipiti. Finito un braccio, facciamo l'altro. Alla fine di questo piccolo allenamento di bicipiti, cioè qui piccola prima fase di bicipiti, perché oggi non alleneremo. Scusate, solo i bicipiti, faremo anche delle serie in isometria. Visto che stiamo lavorando leggero, le isometrie le possiamo mettere tranquillamente a fine delle serie. Quindi prendiamo e stiamo qua così e lo tratteniamo. Guardate bene la posizione. La spalla che sta utilizzando il carico è più bassa della spalla che non lo utilizza e il gomito è interno al ginocchio, proprio nell'interno coscia, appoggiato nell'interno coscia. Finita questa piccola sezione di allenamento per i bicipiti, lavorando, rimanendo sempre sulle braccia, andiamo a interessare il brachio radiale, che mentre il bicipite lavora con i palmi verso l'alto, il brachio radiale inizia a lavorare quando i palmi sono neutri o verso il basso. I classici bicipiti a martello ne sono un esempio di utilizzo del brachio radiale. Naturalmente lavorano sinergicamente bicipiti e brachio radiale insieme, non è che lavora uno e l'altro sta a guardare, si aiutano. Però diciamo che se vogliamo lavorare maggiormente il muscolo del brachio radiale, andremo a fare un allenamento a martello, diciamo. Ecco, piede infilato all'interno del nostro bel elastichino, infiliamo la mano qua, puntelliamo il gomito sul nostro torace, no questo, no questo, gomito puntellato sul nostro torace, e questo è un esercizio molto facile perché, come vedete, stiamo lavorando all'interno della mano, quindi qui lavoriamo esclusivamente sul brachio radiale. Poi vedremo che si può aggiungere componenti di difficoltà differenti, quindi noi faremo questo qua. Io mantengo sempre il solito discorso delle 10-12 ripetizioni di 40-30 secondi attivi di lavoro. Io fossi in voi sarei sulle 10 ripetizioni, un carico che mi permetta di fare 10 ripetizioni. Senza esagerare, senza
fare troppo, perché tanto in questo momento, come abbiamo detto, non ci interessa fare troppo, ci interessa mantenere tutto quello che avevamo fatto prima. Fatto con un braccio, lo facciamo pure con l'altro, sempre le nostre 10 ripetizioni, sempre gomito piantato, braccio che va bene su. Non ho contato, quindi vado un po' a caso. Niente. Ok. Se vogliamo un po' cambiare le componenti di questo esercizio qua, inserendo una componente pronante, che quindi, cioè la componente sarebbe supinante, ma noi come lavoro vogliamo una componente pronante, quindi vogliamo lavorare anche sulla parte che tende a portare, a pronare quindi la mano, invece di infilare la nostra cinghia qua così, possiamo semplicemente infilarla qua, ok? Quindi la infiliamo qua, vedete? Nel pollice, non è difficile, eh? Pollice, tanto l'avrete visto in mille tutorial, però sempre uguale, il gomito ben appoggiato all'interno del nostro torace, mano chiusa e lavoriamo. Addirittura possiamo anche un po' supinare a fine movimento e pronare fino a fine movimento questo lavoro qua. Se vogliamo un po' aumentare l'intensità, cioè abbiamo un elastico solo, ne possiamo fare mille di cose. Allarghiamo, mettiamo tutti e due i piedi all'interno dell'elastico. Poi, secondo il braccio che vogliamo lavorare, lo impugniamo, è sempre il solito discorso, è uguale, cambia poco. Da questo punto di vista qua cambia veramente poco. Lo stesso poi faremo per l'altro braccio. Ok? Allora anche il sinistro, non si direbbe. Se vogliamo rendere il nostro esercizio un po' più complesso e interessare più parti del movimento, quindi maggiormente una parte brachioradiale e una parte pronante, noi prendiamo due elastici, se li avete chiaramente, li prendiamo così, li mettiamo dentro il nostro piedino come prima. Uno lo infiliamo col pollice per la componente pronante e l'altro lo mettiamo interno palmo per aumentare ancora di più il lavoro sul brachioradiale, che tendenzialmente è più forte della componente pronante. E facciamo sempre il solito nostro esercizio, però qui il carico aumenta molto l'intensità e lo sentirete molto di più su entrambe le componenti. Lo stesso poi farete anche sull'altra mano. Anche su questi esercizi che vi ho appena detto, va bene mantenersi sulle 4 serie da 10-12 ripetizioni. Non esagererei. Se alla fine anche qua vogliamo inserire un po' di lavoro isometrico, che male non fa mai, possiamo aggiungere anche una componente d'abduzione della mano. Quindi mettiamo la nostra cinghia presa a doppio, il nostro elastico preso a doppio sulle dita, chiudiamo la mano, andiamo in isometria e lavoriamo solo sull'abduzione della mano. Facciamo questo lavoro qua. Quindi, mentre la mano lavorerà in modo concentrico, il braccio lavorerà in modo isometrico. Ok? Lo stesso faremo dall'altra parte. Ok, sto sudando. Arrivati a questo punto del nostro allenamento per le braccia, abbiamo fatto una sessione che si occupava del bicipite, una sessione che abbiamo visto un po' più complessa, che si occupava dei brachioradiali e insieme lavorava tanto sui pronatori quanto sugli abduttori della mano.
A questo punto lavoriamo un po' su muscoli antagonisti, giusto per staccare un attimo e per comunque mantenere un equilibrio sulla nostra muscolatura. Quindi metteremo un elastico attaccato alla porta, ora io oggi per esigenze di regia l'ho attaccato qua all'armadio, ma non è che posso caricarlo molto, mentre una porta potete caricarla abbastanza, quindi l'attaccate insomma dove potete, però sappiate che va abbastanza in leva, quindi è meglio una porta. Lo attaccate sopra così al doppio e poi dopo, ora io lo apro un attimo, lavorerete sul tricipite. Qua andiamo tranquillamente sulle serie da 12 ripetizioni. Ci facciamo 3-4 serie da 12 ripetizioni. Ho fatto questo lavoro di 3-4 serie da 12-13 ripetizioni, andremo a lavorare un po' gli avambracci, anche qui senza grosse pretese. Però se vogliamo fare un lavoro sui flessori, quindi sui muscoli che servono tanto ai top roller quanto ai lancisti, dovremo fare un giochetto di questo genere. E qui viene incontro a noi questa borraccia, ma come vi ho detto va bene anche una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Allora, state ben attenti, non è difficile. Prendiamo il nostro elastico, ci infiliamo la mano da sotto, guardate, da sotto. A questo punto ci mettiamo la nostra borraccina d'alluminio, allarghiamo per far passare bene le dita, ci mettiamo in posizione, teniamo la mano che lavora con l'altra mano ferma, perché non ci deve essere in questo movimento, e andiamo a fare questo lavoro qua. Lavoro di flessione del carpo. Chiaramente l'intensità poi ve la regolate voi. Qua, soprattutto in questo momento, starei alto col numero di ripetizioni. Non scenderei sotto le 12 ripetizioni. 12-15 ripetizioni. Fa fluire sangue, quindi ci toglie anche un po' di doloretti che abbiamo in giro e male non ci fa. Come vedete, il lavoro è abbastanza buono. Non caricherei troppo perché se si inizia a caricare troppo poi qua ci può dare un po' di fastidi. Siccome qua abbiamo il nostro corso, è bene tenercelo buono, non come me, però cercate di tenervelo buono il più possibile, quindi più sovraccaricate questo punto di forza qua, più vi può dare problemi in futuro. Lo stesso faremo per l'altro avambraccio, quindi mano che guarda verso terra da sotto, la infiliamo. Mettiamo la nostra bella borraccina, allarghiamo un po' gli elastici, teniamo con l'altra mano e andiamo a fare il nostro lavoro. Il bello della borraccina è che essendo un po' conica verso la parte esterna, verso la parte dove beviamo, diciamo, se io la sposto, il pollice lo posso mettere qua, come se stessi stringendo una mano avversaria. Quindi possiamo lavorare anche in questo modo qua con la borraccina. Un po' più difficile se abbiamo un cilindro perfetto, quindi la mano lavora così. In questo modo qua è abbastanza più biomeccanicamente corretto, più naturale, diciamo, via. Abbiamo visto lavoro per i flessori. Io qui aumenterei il numero delle serie, starei sulle 5 serie per 12-15 ripetizioni a serie con entrambe le braccia. Recuperi, ragazzi, teniamoci sul minuto e mezzo del solito muscolo. Cosa vuol dire? Che se io sto lavorando sul braccio destro, poi lavorerò sul sinistro. Il sinistro, come abbiamo detto, una trentina di secondi li lavora. Se lavoriamo 30 secondi a destra, lavoriamo 30 secondi al sinistro. Quindi il recupero tra le due braccia, prima di iniziare a fare l'esercizio, non sarà un minuto e mezzo, ma sarà quindi di un minuto.
Quindi fate braccio, braccio, un minuto, braccio, braccio, un minuto. In questo modo attiveremo anche un po' di più, oltre a livello muscolare, ma anche proprio a livello ormonale, il nostro metabolismo. Una volta terminata questa sessione di allenamento per gli avambracci, quindi abbiamo fatto bicipiti, brachioradiale, pronatori, abduttori, ora abbiamo fatto i tricipiti, poi abbiamo fatto un po' di lavoro sui flessori per mantenere un equilibrio a livello muscolare e quindi anche articolare, lavoreremo sugli estensori della mano, quindi quelli che ci permettono di fare questo movimento. Per farlo ci avvaliamo sempre della nostra solita borraccina, la posizioniamo qua, vedete, qui si dà anche un po' di lunghezza, ci mettiamo la nostra mano fino a far cadere l'elastico così. E poi faremo questo esercizio qua. Ok? Qua ci vuole un elastico leggero, o almeno per me ci vuole leggero perché ho certi dolori. Serie lunghe, serie da 15, anche da 20. Almeno 3 serie per riequilibrare un po' l'attività. Lo stesso faremo di qua. Come abbiamo detto, mettiamo l'elastico, poi ci metto la mano, faccio scivolare l'elastico qua, ed ecco qua. Teniamo con l'altra mano e andiamo a fare il lavoro muscolare sugli estensori della mano sinistra. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine, un piccolo allenamento, niente di particolare, niente di super, però giusto per mantenerci un po' in forma in questo periodo che ci vede rinchiusi in casa per questa emergenza nazionale e anche internazionale. Per me vi dico che è veramente difficile parlare con davanti una videocamera e non con davanti delle persone con le quali posso interagire. Il piacere di stare davanti alle persone non ha eguali. Una videocamera lascia un po' il tempo che trova, però so che poi lo vedrete, qualcuno di voi, non tutti, e quindi mi fa piacere che magari vi possa aver aiutato in qualche modo in questo periodo così triste per tutti. Io vi saluto, ora qua ho il mio ultimo esercizio, perché siccome sono un po' sovrappeso è bene che la mia attività va anche un po' oltre all'attività anaerobica, quindi mi metterò qua rischiando la vita e mi metto a fare un po' di attività aerobica. Ciao da tutta la SBFI, speriamo di vederci presto, forza ragazzi! Ci siete? No, io no. Ancora. Ci siamo? Sì. Uno, due, tre. Ok? Sì. È stato bello, però. È stato calmo al braccio, è stato bello.